Sì, mi sto preparando molto duramente, mi alleno in circa 6-6 ore e mezza comunque al giorno, per tutti i giorni della settimana, a parte la domenica dove ci danno un giorno di riposo, sia in acqua con la sessione di nuoto che in palestra con esercizi con i pesi, comunque a corpo libero, stretching e cose varie. E poi facendo molta attenzione comunque all'alimentazione, al riposo, insomma nella vita diciamo di un atleta professionista di questi livelli, a livello olimpici, ogni singola cosa deve essere controllata e preparata al meglio. Diciamo che ne ho raggiunti molti, adesso l'unico che mi manca, io ho vinto medaglie in qualsiasi tipo di competizione, mondiali, europei, così, mi manca quella olimpica. Ed è questo la mia, diciamo, il mio obiettivo principale, ora come ora, riuscire a raggiungere la medaglia che mi manca e poi ce ne saranno altri, ecco. Tanto per il momento sono un nuotatore professionista. E poi una volta raggiunto questo, spero, poi ce ne saranno degli altri. Penso di essere abbastanza un bel ragazzo, insomma, giovane, comunque con un bel fisico, ma penso che la cosa principale che abbia visto su di me Biotherm è che comunque sono un atleta a livello internazionale e non solo un modello, e penso che di questi tempi un atleta possa comunicare comunque alla gente un messaggio migliore, comunque più profondo rispetto a un semplice modello, visto che siamo della gente che comunque che fa tanti sacrifici, fa tanta fatica nella vita e per questo insomma siamo dei buoni modelli, insomma dei buoni riferimenti per la gente. Diciamo che ammiro qualsiasi tipo di nuotatore che riesce ad avere successo e nonostante tutto mantenendo sempre comunque un profilo abbastanza basso, cioè non stando troppo esaltato, cose del genere. Comunque mi piace vedere uno sportivo che vince ma che allo stesso tempo ha eleganza comunque nel farlo, ha una classe, diciamo, non che sia uno spaccone o uno che se la tira, ecco. Spagnolo c'è Pau Gasol, che sono appassionato comunque di NBA, una delle mie squadre preferite sono i Chicago Bulls, dove appunto gioca Gasol, e ecco, è il mio, diciamo, atleta spagnolo preferito lui.